Senti, oggi scopriamo insieme le mie prime, diciamo prime, creazioni in resina, cioè sto facendo dei tentativi con la resina, quindi sono le mie prime creazioni che vi faccio vedere proprio in uno scopriamo insieme appunto le creazioni in resina. E dato che siamo vicini al Natale, ho cercato di farle in linea natalizia. E ce ne sono alcune che hanno degli stickers, altre che sono semplicemente dei mix di glitter e di decorazioni di quelle che si utilizzano solitamente per la nail art. E sono curiosissima di vedere come sono venute fuori, quindi incomincio subito ad aprire e vedremo insieme cosa ne è uscito fuori. Parto dalla prima che mi sta attirando di più perché mi piace tantissimo il fatto che sia un cuore, e allora incomincio ad aprire proprio questa, ad aprire, insomma, a scoprire più che altro insieme a voi come è venuto il cuore. Ok, di questa sono contentissima. Mi piace proprio un sacco. E mi piace un sacco che i glitter si siano proprio amalgamati benissimo. E infatti sembrano proprio un tutt'uno con la resina. Questo effetto così mi piace tantissimo. Erano dei glitter rossi, ma rossi di due tipi. Alcuni più chiari ed altri leggermente più scuri. Veramente quelli un pochino più brillanti rispetto agli altri. E fanno tantissimi giochi di luce. Mi piace un sacco. Veramente contentissima di questa. Anche la resina. Mi stava volando, ha mantenuto proprio la sua brillantezza, infatti è proprio limpida, sia come, cioè non si è opacizzata, è rimasta bella trasparente e mi piace, mi piace. Poi prendo la compagnetta, cioè quella che era vicina, e vediamo subito come è venuta fuori, se mette a fuoco. Sta facendo i capricci stasera la macchina fotografica. Ok, bene, bella anche questa. Di qua è rimasta ovviamente la resina che è trasparente, appunto si vede la trasparenza. E di qua ci sono vari tipi di glitter, le paillette, dei glitter, sempre in modo che sia più sbrilluccicante possibile. E appunto è una stellina, vabbè, ispirata al Natale perché le stelline appunto sono molto natalizie. Poi dorata, ci sta tutta. Adesso ne prendo una che, se non ricordo male, ha lo stickers dentro, quindi andiamo subito a vedere come può essere uscita. Vediamo. E questa è uscita un po' opaca, ma ha mantenuto comunque un bel disegno. Doveva venire più lucida, più luminosa, e invece purtroppo non è così, però fa comunque un effetto molto carino che si vede tutto quello che avevo messo dentro. Avevo messo delle stelline di vario tipo, dei cuoricini e appunto l'adesivo che dovrebbe comunque vedersi abbastanza bene. Il mini orsacchiotto a ciondolino, vediamo. Questo qui tra l'altro è un ciondolo proprio, infatti era proprio un ciondolino di quelli che utilizzo per fare i gioielli. E praticamente aveva appunto il buchetto dove si può inserire l'anellino. E vedo che è rimasto proprio, cioè è venuto benissimo, veramente. È diventato proprio un ciondolino a tutti gli effetti ed è proprio carino. Guardate com'è carino questo orsetto. Poi prendo questa grande perché sono proprio curiosissima di vedere come sia potuta venire fuori. Ah, ok, qua ho fatto io qualche macello. Vabbè, ok, vabbè, a parte che è al contrario. Qui ho sbagliato io, vabbè, ve l'ho detto, sono le mie prime creazioni. Insomma, doveva esserci lo stickers fuori e praticamente i brillantini sotto. Invece, evidentemente, non ho calcolato il fatto che le paillette sono molto leggere, quindi sono andate giù. Io le avevo posizionate in modo che stessero attorno allo stickers, invece sono andate sopra la figura. Vabbè, questa è una cosa che, vabbè, sbagliando si impara, quindi mi correggerò la prossima volta. E comunque non è male, perché sembra proprio, diciamo che sembra una nevicata, volendo, può passare come una nevicata dorata, una nevicata di glitter, però non è malissimo, va, cioè c'è di peggio. Poi prendiamo il fiocchettino, vediamo. Ok. Bene, questo è riuscito bene, anzi è molto molto bello. È semplicemente un fiocchetto rosso, però mi piace parecchio perché è bellino proprio il fiocco e poi sta bene col rosso. Perfetto per il Natale. Già che ci sono, ne prendo un'altra con sicuramente lo stickers e vediamo come è venuta questa.
E questo mi piace tanto, mi piace tantissimo perché ero rimasta un pochino scioccata dal fatto che questa qua fosse riuscita opaca e mi aspettavo che anche questa avesse qualche problema del genere. Invece no, per fortuna la resina è rimasta abbastanza trasparente e mi piace. È tutto rimasto come l'avevo messo, non si è spostato perché appunto avevo sistemato bene bene lo stickers e poi avevo messo questi cuoricini che sono sempre di quelli decorativi per la nail art e sono rimasti esattamente dove li avevo messi, quindi benissimo. E mi piace parecchio, sono contenta di questa. Questa penso che fa di diritto come la mia preferita di queste, tranne se qualcuna non la spodesta all'ultimo. C'è il gatto, quindi se sentite miagolare c'è il gatto. Un cuoricino, semplicissimo cuoricino. Questo a dire il vero l'ho fatto perché mi era avanzata pochissima resina e non sapevo più dove colarla. E quindi ho optato per questo cuoricino che comunque è venuto bene ed anche questo è tanto tanto brillante. Bello. Ne restano tre. Questa qua, vediamo qui, è venuta sicuramente molto molto male come forma, ma questo è dovuto allo stampo probabilmente. Ok. Tutta roba che comunque poi se ne va quando appunto la sistemo con la limetta. E comunque anche questa non è male, se ce la fa vedere la macchina stasera, ok. E c'era appunto questo stickers che ha il lampadario e la stellina e ho aggiunto queste pagliette che fanno come dei riflessi di luce, insomma richiamano un pochino le festività, i bagliori delle feste. Ed anche questa mi piace, devo sistemarla ma mi piace. E restano queste due, ma farei ambarabanci ciccoccò comunque. Ok, tolgo questa che dovrebbe essere una goccia sfaccettata. Vediamo, sì. È lei ed è riuscita benissimo. Guardate com'è luminosa e com'è lucida la resina. Bene, sono contentissima. Qui sotto c'è uno sticker, si vede. Vediamo com'è venuta. Ed è carina. Ok, stavolta i glitter non mi hanno fatto disperare. O meglio, non sono andati sulla figura, quindi sono rimasti lì dove li avevo messi. E poi ci sono le stelline che sono andate anche bene perché più o meno le avevo sistemate così. Poi si erano visto che stavano un pochino galleggiando a modo loro, ma le ho lasciate stare perché mi piaceva l'effetto che si spostassero un pochino, non dico dove volevano, ma che non andassero insomma oltre la cornice del cabo o comunque del disegno. Ok, io sono andata a cercarla di là, convinta che fosse di là, invece l'ho avuta tutto il tempo qui, è praticamente sotto gli occhi, e quindi apriamola insieme. Ok, proprio mi rendo conto di avere perso la testa. Ok, ecco qua. Ed anche in questo caso sono proprio venute bene, tutto lucido, tutto come deve essere. Ah, la resina che ho utilizzato è questa, che è la Phil Crystal della Reschimica, ed anche in questo caso c'è il componente A, il componente B e ovviamente ogni 100 grammi di componente A ne vanno 60 di componente B e tutto quanto va rapportato in base a quanta ne utilizziamo. Per fare queste creazioni ne ho utilizzati 10 grammi di A e 6 quindi di B. Bene, spero che queste creazioni vi siano piaciute, che questo video di Scopriamo insieme le creazioni resina vi abbia fatto compagnia e comunque che l'abbiate trovato carino e piacevole. Sono state le mie prime creazioni e quindi abbiamo visto in diretta cosa ne è uscito fuori sia nelle cose positive che in quelle negative. E spero di correggere i difetti, ovviamente, di migliorare. E niente, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se vi sono piaciute le creazioni. Noi sicuramente ci vedremo con altri video e con altri video del genere. E, dato che siamo quasi a Natale, vi faccio gli auguri di buon Natale, comunque sicuramente ci rivedremo e ci risentiremo. Vi lascio adesso ad un breve spezzone di video dove faccio vedere di nuovo tutte queste creazioni. E niente, vi mando un bacione, ci vediamo prestissimo. Ciao!